Direttore, una vittoria importantissima per gli allievi, 3-0 in casa contro il Villabate, una vittoria che vi lancia ancora di più in testa alla classifica. Sì, è stata una vittoria che ci permette di mantenere il primo posto assieme al CEI, ma il CEI dovrà riposare l'ultima gara, quindi adesso c'è il turno infrasettimanale mercoledì e se dovesse andare bene contro la Futura e vincere mercoledì dovremmo essere già matematicamente al primo posto. Era una partita importante perché temevamo il Villabate perché l'andata ci ha messo un po' in difficoltà, tra l'altro è anche una buona squadra, ben allenata, e primo tempo bloccati sulla 0-0, poi siamo riusciti a sbloccarla, il secondo tempo è venuto ancora più facile, alla fine abbiamo vinto 3-0. Turno infrasettimanale che dunque può darvi la certezza del primo posto, come vi state preparando a questa sfida? La squadra è tranquilla, si sta allenando, oggi hanno ripreso gli allenamenti, domani faranno la rifinitura, poi si partirà per Brolo, che anche se la Futura è al penultimo posto, però ogni partita nasconde delle insidie, anche perché loro vorranno evitare l'ultimo posto in classifica, per cui troveremo sicuramente delle difficoltà che speriamo che la squadra possa affrontare nel migliore dei modi. Rosa è quasi a completo, non c'è nessuna assenza, quindi vedremo cosa succederà. Momento positivo anche per i giovanissimi, vittoria larga contro l'Atena, 5 reti, continuate ad essere una macchina da gol. Sì, abbiamo vinto un'altra vittoria, siamo a 24 vittorie, un pareggio comprese le due partite col Palermo, una media impressionante, però io dico sempre ai ragazzi che ormai il primo posto è stato raggiunto e adesso conterà quello che succederà dopo il sorteggio, vedremo un po', quelle saranno le partite vere, però certamente è un risultato che ci soddisfa, che mi soddisfa, in particolare personalmente a me, perché è stata una scelta che ho voluto fare all'inizio della stagione di dare la possibilità a questi ragazzi di giocare il campionato regionale un anno sotto, ma nessuno ci aspettava che potessero arrivare prima in classifica, addirittura anche prima del Palermo. La partita di sabato 5-3, un risultato così divertente, scoppiettante. Il mister ha preferito tenere a riposo alcuni giocatori, però la rosa è fatta da 18 giocatori, tutti validi, per cui vedremo. Adesso mercoledì abbiamo il turno di infrasettimanale a Marsala e poi l'ultima in casa con Lo Piccolo. Sono due partite che serviranno così per capire un po', per mettere un po' di minuti di gara a giocatori che hanno giocato di meno in questa stagione e che ci consentirà di prepararci poi a quelle partite che conteranno per la fase regionale. Con la stagione che volge dunque al termine, che voto dà ai suoi giovanissimi? Credo che un 10 è sicuro, gli do un 10 a tutti, ai ragazzi, che è un gruppo di ragazzi straordinari, un gruppo di ragazzi fantastici, a tutto lo staff, a Mister Sanfilippo, al preparatore atletico, a Gioacchino Bruno, ai dirigenti che mettono sempre passione e che seguono il gruppo con grande impegno e con grande professionalità. Un 10. Per la lode vedremo un po'. Vedremo più avanti.